Che differenza c'è oggi per una cantina incontrare una persona fisicamente e incontrare una persona online? Una, almeno in teoria dovrebbe essercene una. La degustazione, fondamentale, ma dovrebbe esserci solo quella. Invece in realtà sapete quante sono le differenze tra online e offline? C'è tutta la differenza del mondo. In questo IGTV ti racconto, in funzione della mia esperienza da amante di vino, che è 2 anni che gira le cantine, da consulente web marketing, che cosa ho notato e qual è la mia riflessione in funzione di come vengono accolte le persone offline e come vengono accolte online dalle cantine. Ma facciamo un passo indietro. Partiamo dall'esplosione dell'enoturismo. Probabilmente 20 anni fa, all'inizio dell'anno 2000, si è iniziato a capire che bisognava avere cura e attenzione a tutti quegli angoli all'interno della vostra casa, perché in tanti casi, in tante realtà, il perimetro che delimita la cantina, quindi il lavoro dalla casa, è veramente sottile. Bisognava curare l'accoglienza e tutti quei lati che le persone volevano vedere nel miglior modo possibile. Si è cominciato a capire 15-20 anni fa. Fino a 7-8 anni fa ti ridevano dietro quando dicevano fumo il sito internet. Ancora oggi, però, ahimè, comprendere che quell'accoglienza, quella cura che è stata dedicata nei particolari, nei dettagli, a tutto il mondo fisico, bisogna iniziare a trasmetterla online. Perché la realtà è che le differenze che dovrebbero esserci tra online e online dovrebbero essere zero. Solo dovremmo riuscire a fargli bere e assaggiare anche il vostro vino. Col 3D magari ci arriviamo, no? Probabilmente lì non ci arriveremo mai. Ma oggi una persona, anche mentre è lì da voi, andare online ci impiega un click, un secondo. Hanno quasi tutti uno smartphone. Anche tu mi stai guardando da uno smartphone, è un arto tecnologico, lo usiamo per far tutto. Ho già fatto anche un IGTV su questo, sull'importanza del mobile market. Ti invito di andare a riguardarlo. E invece quello che trovo come differenza, c'è tutta la differenza del mondo. Offline incontro persone squisite, genuine, che raccontano la storia della loro vigna e della loro cantina con una passione travolgente, che ti fanno capire quanto sia, dico, una eresia, quasi a livello dei loro figli, l'importanza del vino e della cura di questo terreno, delle scelte che hanno fatto per arrivare a una bottiglia ancora migliore, degli esperimenti che stanno facendo perché tra 5-10 anni i loro figli potranno avere un vino diverso, perché poi è una scommessa anche il mondo enologico, perché fai oggi una cosa per vedere tra 5-10 anni, anche qui una cosa molto simile al web, non tra 5-10 anni, ma quando fanno il lavoro poi va probabilmente verificato dopo un po'. Incontro delle degustazioni coinvolgenti, dove ogni bottiglia di vino che viene aperto ci raccontano la storia, ti fanno capire i vari particolari e mi hanno aiutato ad alzare il mio livello di cultura, che era fermo a un corso degustazione base e a un paio di verticali dedicati a qualche etichetta di vino un po' speciale qui della nostra zona. Poi tutto questo valore online si trasforma in una presenza fredda al 70%, no, dai, nella metà dei casi, dove neanche rispondono se tu gli mandi una mail o un messaggio su Facebook, o comunque non rispondono in un tempo corretto, perché le persone, se attendono una risposta, non ti dicono nell'immediato, ma nelle ore successive, 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, quasi mi sono dimenticato di averti mandato la mail, probabilmente nella testa delle persone ne hanno già mandate ad altre n.000 cantine. Non c'è una cura di quello che è il dettaglio dell'online, e lo si nota nel provare ad aprirli da cellulare e non riuscire a capire niente di questi siti internet. Nel poi andare a vedere, magari sono appena andato via una visita, vai a vedere i social media, boh, ti sembrano uguali a quelli che avevi visto di un'altra cantina, non capisci se è davvero la sua. Quelle cose che ti ha raccontato non sono trasmesse né sui social né online, né ti arriva un messaggio. Quindi le persone che comprendono oggi, magari con diversi ovviamente livelli di approccio, così come al vino, anche al web ci saranno diversi livelli di approccio, ma iniziano a comprendere quando c'è cura e attenzione verso di loro nelle risposte,
nel raccontare una storia con coerenza, nel far sì che la diffidenza che c'è in modo naturale. Noi italiani siamo diffidenti. Online siamo diffidentissimi. Ha paura della carta di credito? Non l'hai mai pensato? Questo sito sarà davvero reale? Ci saranno dietro le persone? Mi arriverà la roba? È vero quello che dicono? Dai, l'hai pensato? L'hai pensato di qualche sito internet? Magari lo pensi ancora oggi. E questa diffidenza va trasformata in confidenza. Ho fatto proprio un IGTV delle tre cose importanti che oggi dovrebbe avere un sito internet di una cantina. Ti invito ad andare a vederlo, perché è davvero un 10 minuti interessanti. Non vado nello specifico, ma ti analizzo tre motivi tecnologici e tre motivi qualitativi sui quali dovresti pensare di ristrutturare la tua presenza online. Ah, se qualche mago del web ti sta dicendo che il sito internet oggi non serve più, scappa. È come se qualche enologo ti dice che non conta più verificare che il terroir sia in buone condizioni, che il terreno abbia delle radici di un certo tipo e che la vite debba star bene sempre. Ecco, più o meno il paragone è quello, ok? Il sito internet è la casa, è fondamentale per tutto quella cosa lì dietro, il connection funnel. È il processo delle persone che fanno nell'avvicinarsi a voi. Anche quando sono state da voi, anche dopo che hanno acquistato da Vino, dopo che sono venuti a fare una decostruzione, va avanti la loro vita dal mondo digitale. E oggi siamo pieni di messaggi. E se non sarete voi a tenersi in contatto con quella persona, ci sarà qualcun altro. Perché comunque il vino, se a quella persona piace, lo vorrà comprare. Trasformare con coerenza un messaggio, la vostra storia, e continuare a mettere nei momenti giusti, nei luoghi giusti, i giusti contenuti, è fondamentale. Per giusto contenuto non è semplicemente vendere un servizio, perché le persone non comprano quasi mai un servizio, un prodotto, ma si avvicinano a storie che le fanno emozionare, si avvicinano a brand che riescono a raccontare nel modo corretto la loro storia, e queste persone si identificano nel messaggio culturale, nella base culturale che ha questo tipo di brand che mi racconta, perché ognuno di noi ha una base culturale diversa, probabilmente non potremmo piacere a tutti. Ed è così che si trasforma la diffidenza in confidenza. Continuare invece ad avere degli approcci al web freddi, quasi meno freghisti, perché poi le persone se ne rendono conto che sì, ha fatto questo sito ma non mi risponde alla mia, sui social ogni tanto risposta è così a caso, i post sono uguali a tutti quelli degli altri, c'è solo pubblicità, si rendono conto che non c'è la cura e l'attenzione e che quindi si vuole solo un messaggio, fare un messaggio particolare, e quindi non mi avvicino. Tra più invece, se deve avere un obiettivo il vostro sforzo di creare contenuti, è quello di far sì che ogni contenuto avvicini un po' di più il vostro cliente. Oggi che le persone non trovano questo, fanno fatica a restare fedeli, ed è per questo che puntare, uno dei motivi principali sul quale bisognerebbe puntare, è la fedeltà degli nostri acquirenti. E si possono fare, oggi ci sono gli strumenti digitali per fare tutte queste cose, e neanche spendendo chissà cosa, però avendo voglia di uscire da quella zona di comfort che vi siete creati. Da quella zona di comfort, sì, ho i miei importatori che vendono, è finito, ma sì, compro qualche spazio pubblicitario ogni tanto per far contento il mio export manager, il mio direttore commerciale, è finito. Ma oggi non basta più, e sempre più non basterà più. Grazie di essere arrivato fin qui. Se ti è piaciuto quello che ho detto, fammelo sapere cliccando su un cuoricino, condividendo questa storia, questo IGTV nelle tue storie, taggami se lo fai, perché così almeno posso ringraziarti e condividere con te alcuni ragionamenti. Se invece vuoi farmi delle domande, puoi commentarmi qui sotto nel IGTV, oppure andare direttamente al mio dare. Ciao e alla prossima IGTV.